Dopo 5 anni di convivenza in casa ad Alessio si comincia a parlare di matrimonio. La nascita di Andrea ha spinto la coppia a pensare di consacrare la loro unione. Lo sposerai mai, Gigi? Ma devi chiedere lui. Ah, tu aspetti che lui te lo chieda? Certo, ne parliamo, però la cosa più importante, il marchio più importante l'abbiamo già messo nel nostro rapporto, che è un figlio. Poi quello che verrà, se Dio vorrà, sarà tutto in più. Con sé. Ha vissuto una vita talmente intensa che a soli 24 anni ha sentito l'esigenza di scrivere un'autobiografia in cui racconta la sua vita da Cenerentola a Moderna, ma lo ha fatto mettendo i puntini sulle i su molte vicende che in questi anni l'hanno vista protagonista. Hai scritto questo libro nel quale ti sei messa a nudo e ti sei tolta anche qualche sassolino dalla scarpa, vero? È vero, dai, quando ci si raccontano delle cose belle che ti sono capitate ed altre un pochino più deludenti, però poi si va avanti nella vita, fanno bene anche quelle. Si riferisce alle numerose critiche che l'hanno investita, lasciandola a tratti incredula e ferendola in molti momenti in cui non era abbastanza forte da tenere emotivamente testa alle continue frecciatine sul suo privato e sul suo modo di apparire. Ci stavo veramente male, però cercavo sempre di non far notare niente all'esterno, nemmeno tanto alle persone che mi stavano vicino, anche mia madre per esempio. E adesso no, adesso un bel po' di meno, adesso mi dico, mi posso possono pure dire che dimostro 20 anni di più sul trucco, i capelli, il tacco, il vestiario, eccetera. Io sono così, ogni volta che mi andava di fare una cosa, fortunatamente sono stata in grado di farla, prendendomi anche le conseguenze a volte negative, però l'ho sempre fatto, non ho mai avuto rimpianti. E a volte sogno di Nel libro Ragazza di periferia, Anna parla dei successi e delle sconfitte, ma anche della sua storia d'amore con Gigi. Come ne hai parlato? Nella maniera più adolescenziale possibile, come una ragazzina che si mette sul diario e scrive dei primi appuntamenti. Però anche là ne hai parlato raccontando le cose belle, ma poi hai anche affrontato il momento, diciamo, burrascoso che c'è stato. C'è stata una bufera esagerata. Si va a vedere un pochino, tanti artisti hanno una storia analoga alla nostra e l'unica differenza è che su di noi hanno un po' speculato tutti, però fa parte del gioco. Lasciami sognare la vita. L'abbiamo raggiunta ad Abano Terme, dove ha ricevuto il premio Donna Eccellente per il suo impegno sociale. Nella stessa occasione anche la nostra Patrizia Schermino ha ricevuto lo stesso riconoscimento per il suo impegno giornalistico. Quella di oggi è un'Anna decisamente diversa, con la maternità ha voltato pagina, è diventata più sicura e ha imparato a farsi scivolare di dosso chiacchiere e critiche. Oramai è acqua veramente passata. Ma nel bene o nel male l'importante è che ne parlino? Tu cosa pensi di questa frase? No, quando senti parlare male, fai così.